Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Dalle 8.30 alle 10.30. Cronaca e curiosità. È martedì 10 dicembre 2019, sono le 8.32.43 secondi. Buongiorno da Marco Morosini in studio e da tutta la redazione giornalistica di Radio Nuova in Blu. È il momento, come sanno i nostri affezionati ascoltatori, della rassegna stampa locale, dei quotidiani locali, cartacei e online. Poi passeremo anche in rassegna tutto quel che riguarda la rete e anche uno sguardo alle previsioni meteo. Iniziamo con le notizie del giorno, dalle prime pagine dei quotidiani cartacei. Corriere Adriatico, edizione maceratese, un tredicenne va in trasferta per la scorta di Cannabis Light dopo il blitz della polizia nei negozi acquirenti costretti ad andare fuori provincia. Foto notizia, assalto alla banca, banditi in fuga, tentato furto con spaccata alla filiale della Unicredit Montecosaro Scalo, colpi di mazza contro la vetrata dell'istituto di credito. Macerata, più sicurezza per i pedoni con semafori, strisce fluo, il comune investirà 300.000 euro, segnaletiche più efficaci per gli attraversamenti. Poi il consiglio solidale con la Segre, la cittadinanza può aspettare. La Lube torna dopo il mondiale, oggi fa festa all'Eurosuole. Per quel che riguarda le notizie dalla regione, il centro-sinistra gostoli agli alleati, divisi su Ceriscioli, una fase nuova. E poi il crack Banca Marche, Bianconi in aula, Cesarini, vertici accentrati su lui. Resto del Carlino Macerata, foto notizia, la prima pietra, Fondazione Rava e Quotidiano Nazionale Carlino, nuova palestra a Pieve Torina. Pusher bloccato davanti alla scuola, blitz della polizia, ragazzo nel mirino, spacciava marijuana, SOS del questore, fenomeno in crescita. Montecosaro, assalto al bancomat, ma il colpo sfuma e caccia la banda. E poi Tolentino, atti osceni in centro, denunciato. Il derby del volley, Lube campione, i rimpianti dei maceratesi, festa a Civitanova. Matelica, Sparvoli rileva la Merloni, salveremo i posti di lavoro. E poi Camerino, opere d'arte restaurate grazie a Italia Nostra. Avis Macerata, staffetta da record, la carica dei 116 atleti. Queste sono le principali notizie di oggi ed ora entriamo nei giornali. Partiamo dal resto del Carlino Macerata, qui c'è il terremoto infinito, pagina 2 e 3. Pagina 2, palestre, centro civico, via i lavori, segnale di speranza dopo il sisma. Dunque una notizia positiva, Pieve Torina, il progetto della Fondazione Rava con Quotidiano Nazionale Carlino, cerimonie per la posa della prima pietra. L'edificio sarà pronto per l'inizio del prossimo anno scolastico, avremo un luogo per stare insieme. Sono partite dunque ieri mattina, i lavori per la realizzazione del complesso a due piani, per un totale di 737 metri quadrati, che ospiterà la palestra e il centro civico del paese di Pieve Torina, che ad oggi, come ha ricordato il sindaco Gentilucci, non ha ancora un posto in cui ritrovarsi. Siamo orgogliosi di essere pieve torinesi perché qui c'è la nostra storia, ha aggiunto, a riferimento ai resti romani, peraltro emersi nell'area. E ci sono anche, nell'occasione, desideri dei baby alunni, vorremmo nuove case, sogni e speranze dei bimbi nelle letterine sotterrate, tra l'altro con una coppia del Carlino, i residenti, ci piacerebbe che il nostro paese tornasse presto come una volta. Taglio basso di pagina 3, l'appello del sindaco, appunto, Gentilucci, di cui abbiamo riportato anche le parole, sempre dal Carlino. Ora fateci ricostruire. Quando è un territorio distrutto con il 93% degli edifici privati e il 100% di quelli pubblici a terra, è evidente che non si cambia rotta. Se non si cambia rotta, questi paesi non avranno lunga vita. Ancora avanti, ora parliamo di Lube, la gioia ma anche i rimpianti, e partiamo dai rimpianti, soprattutto di chi? Dei maceratesi. Addio volley, smacco che brucia ancora, i rimpianti, dicevamo, dei maceratesi all'indomani dello storico triplete in Brasile, così il nome della città ha perso una vetrina mondiale. Nel taglio basso ci sono le parole dell'ex vice sindaco di Civitanovese Giulio Silenzi, che riferisce a Macerata, ha avuto decenni di opportunità ma non ha saputo coglierle. Lo stesso Giulio Silenzi, vice sindaco appunto del PD, negli anni in cui maturò l'operazione trasloco a Civitanova grazie al Palace costruito dalla giunta Corvatta. Ci sono anche le reazioni di alcuni cittadini maceratesi.
Passando ad altro, sempre per rimanere nello stesso argomento, però c'è anche la festa, cioè a Civitanova, oggi la festa per gli invincibili. I tifosi preparano un'accoglienza da star per gli eroi del mondiale brasiliano, appuntamento alle 11.30 all'Eurosuole Forum. Giuliana Grifantini, presidente di Lube nel Cuore, riferisce: sono il simbolo di noi marchigiani di chi lotta per arrivare in vetta. Il sindaco Ciarapica peraltro parla di una serata indimenticabile, la città è orgogliosa di questi ragazzi. Voltiamo pagina e parliamo ora del processo per il crack di Banca Marche. In tribunale si rivede Bianconi, l'ex DG sotto accusa, ha assistito all'udienza rimanendo in silenzio. L'avvocato Borzone è voluto venire, non aveva niente da fare. Processo Banca Marche, dunque l'ex direttore generale ieri si è presentato in tribunale, dove è imputato insieme ad altri 12 per il crack finanziario dell'ex istituto di credito marchigiano, e è nella sua facoltà assistere al processo, ma è stata la prima apparizione da quando 2 mesi fa è iniziato il dibattimento. Notizie, ancora notizie dal Carlino Macerata, pagina 7, spaccia marijuana agli studenti, bloccato, droga portata davanti alle scuole con un'ape. Il questore Pignataro, fenomeno in crescita, la cannabis è la porta per l'inferno. Dunque operazione di monitoraggio chiamata Scuole Sicure, operazione che sta rivelando da tempo un'allarmante diffusione di sostanze stupefacenti tra i ragazzi, e l'ultimo episodio conferma la gravità e la diffusione del fenomeno. Gli agenti hanno infatti scoperto un ragazzo che a bordo del suo motocarro Ape passava dalle parti delle superiori cittadine per rifornire amici e conoscenti di marijuana. La lettera poi di una mamma: grazie alla polizia ci sentiamo sollevati e più protetti, sapendo che vegliate sui nostri cari. A pagina 7 del Carlino l'intervista al questore Antonio Pignataro. Auto Green, provincia tra i fanalini di coda, appena lo 0,35% dei veicoli elettrico o ibrido, solo Fermo fa peggio, in città 13 colonnine elettriche, altre 7 in arrivo. Consiglio compatto su Liliana Segre, siamo sempre a Macerata, la proposta di cittadinanza onoraria al vaglio dei capigruppo Carancini a Milano per il sit-in di solidarietà. Dunque un consiglio spaccato e diviso sulla questione Nuova Via Trento, che però ritrova, non senza qualche botta e risposta, compattezza attorno alla figura di Liliana Segre. Regionali, sono a disposizione. Sauro Longhi, l'ex rettore di Ancona, apre la candidatura, ma va allargata l'alleanza di centro-sinistra. Il duello con Ciriscioli: dice di non temermi, ma non sono in contrapposizione con lui. Serve un rinascimento delle Marche. Poi c'è anche la ricetta di Catena, del PD, coalizione ampia con Civici e Grillini, il sindaco di Montecassiano. Niente preclusioni né automatismi sul candidato. Provincia. Salveremo la Merloni e i 236 posti di lavoro. Siamo a Matelica. L'ex sindaco Sparvoli, da dipendente ad amministratore unico. Rilevare l'azienda è un motivo di orgoglio. L'acquisto entro il 28 febbraio. Qui non sorgerà mai alcuna azienda per lo stoccaggio o smaltimento di rifiuti. Ed ora serve stabilità per i dipendenti. I sindacati sono ottimisti. Speriamo che il sito sia rilanciato e valuteremo attentamente il piano industriale. Tolentino, atti osceni davanti a una donna. L'uomo è stato individuato e fermato dai carabinieri, ora ha l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Il tutto ha visto protagonista un italiano di mezza età residente lungo la costa, già noto alle forze dell'ordine per vari reati. A Camerino, sisma, 3 opere d'arte restaurate, 2 dipinti e un crocifisso tornano all'arcidiocesi grazie al contributo di Italia Nostra. Sabato la consegna. Civitanova, tentano spaccata in banca, colpo fallito, via Bologna, banda in azione poco prima della mezzanotte, i residenti hanno iniziato a gridare e i malviventi sono scappati, una banda di temerari o sprovveduti ha tentato e mancato il colpo alla banca Unicredit di Montecosaro Scalo. Insolita la scelta dell'orario per mettere a segno il blitz nella filiale appunto di via Bologna. Le indagini naturalmente stanno andando avanti, al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere. Fiere e mercatini, siamo discriminate. Civitanova, la protesta delle commercianti Berdini e Moroncini, abbiamo segnalato il caso alla procura. Acqua dal tetto, lavori fatti male, siamo sempre a Civitanova. L'assessore Carassai sul caso dell'Anibal Caro, dal comune intervento immediato, la dirigente sapeva tutto. L'area interessata dalle infiltrazioni è stata recintata per garantire la sicurezza di tutti.
Andiamo ora a Recanati, sempre dalle colonne del Carlino. Chiude la ferramenta dei fratelli Tartuferi. Dopo due secoli cessa l'attività. I titolari: ci dispiace rinunciare al rapporto con la nostra clientela. È una scelta dura ma inevitabile. Porto Recanati, i coniugi uccisi, farà in appello, udienza fissata al 28 gennaio ad Ancona, la richiesta degli avvocati difensori, pena più lieve per, appunto, dicevamo, Maruane Farà, accusato di aver travolto l'auto su cui viaggiavano i Fidardensi, Elisa Del Vicario e Gianluca Carotti, ed averli così uccisi. 8:42 minuti, passiamo ora al Corriere Adriatico. Qui nel primo piano Macerata, i nuovi semafori e strisce fluo, pedoni più sicuri sulle strade. Il comune investirà 300.000 euro in arrivo segnaletiche più efficaci per gli attraversamenti. Individuate 7 macro aree, si parte dai viali di circonvallazione intorno alle mura del centro. Nel mirino però anche via Roma, dove sono presenti 27 punti critici da sistemare. Pesano le disattenzioni dei guidatori. Monitorati viale Don Bosco, piazza 25 aprile, via Gigli, prevista anche la realizzazione di 3 impianti di illuminazione. Se si parla poi di viabilità e di sicurezza, piazza Garibaldi è una delle zone ad alto rischio. Da tempo l'amministrazione lavora a un progetto di restyling. E poi c'è stato anche un incidente, lo schianto in via Bramante, la viabilità finisce nel caos, coinvolte 3 auto, al pronto soccorso una donna incinta. È successo ieri qualche minuto dopo mezzogiorno nell'arteria del capoluogo che collega la città a Piediripa in direzione del borgo. Passiamo ora all'operazione, i controlli a tappeto nei locali della Movida, spunta anche la droga. Blitz interforze di polizia, carabinieri e guardie di finanza, verifica delle condizioni di sicurezza, scattano le sanzioni, scoperte irregolarità e droga nei controlli, nelle discoteche e sui giovani avventori. Un tredicenne in trasferta fuori provincia fa scorta di cannabis light per gli amici. Dopo i blitz nel maceratese emerge un nuovo fenomeno, il questore no alla legalizzazione. Che cosa è successo? L'abbiamo in parte raccontato, ma specifichiamo. Un tredicenne si è recato in un'altra provincia per fare scorta di cannabis light da poter vendere agli amichetti. Questo è successo dopo i ripetuti blitz effettuati nei negozi del maceratese che hanno reso introvabili certe sostanze. Progetti a sostegno del territorio. La Fondazione Carima ha presentato il bilancio del 2019 con 1,5 milioni investiti in progetti. Massima attenzione al sociale e alla sanità con l'acquisto di macchinari per i vari plessi ospedalieri. E poi la politica. Segre, la cittadinanza può aspettare. Per ora arriva soltanto la solidarietà. Il Consiglio Comunale di Macerata si impegna ad avviare la procedura e vota un ordine del giorno light. Carancini alla manifestazione di Milano. Ancora avanti le Marche, ora c'è Bianconi in udienza, Cesarini nella direzione era accentrata su di lui, crack Banca Marche, il professore milanese del CDA, poca dialettica, i vice direttori, scarsa autonomia, avvisai la fondazione Carima, si parlava di incagli, oggettivi, in tanti anni mai sentito quell'espressione, dunque prosegue la vicenda del crack di Banca Marche. Poi c'è anche la politica, l'incontro, due alleati con Ceriscioli, gli altri contro, Gostoli media, parliamo di fase nuova. Il tavolo della coalizione, socialisti e verdi difendono il governatore, articolo 1, Italia Viva e le civiche insistono. Passiamo ora a Corridoni, alle festività, un maxi albero in piazza Corridoni, la magia del Natale, anima il centro. Tolentino, sequestri e multe ai venditori abusivi nei parcheggi dei centri commerciali, controlli della polizia locale e carabinieri, l'assessore Gabrielli, l'attenzione resterà alta. Nessuna discarica a Materica e Gagliole, noi non tratteremo i rifiuti pericolosi, Sparvoli e sindaci smentiscono le voci, la Merloni Sylanders pronta a passare alla nuova società. Civitanova, la protesta, senza illuminazione e marciapiedi, i residenti serve più attenzione, al buio un gruppetto di case a ovest di Santa Maria Parenta, a rischio l'incolumità dei pedoni. Raid notturna a Montecosaro, alla filiale Unicredit, i ladri tentano il furto con spaccata, colpi di mazza contro una vetrata, i residenti chiamano il 112 e la banda è costretta alla fuga. Porto Recanati, mozzica freddo, boccia le barriere, no al progetto imposto dall'alto, pannelli antirumore lungo la ferrovia e la sindaco problemi paesaggistici, non noi viviamo di turismo. Passiamo ora alle 8:46 minuti ai quotidiani online, dunque chiudiamo il Corriere Adriatico per aprire Cronache Maceratesi. In primo piano Fabio il Conquistatore, si parla della vittoria della Lube. A Civitanova siamo cresciuti, a Macerata eravamo poco considerati. Si riapre questa ferita di cui vi abbiamo in parte parlato già dal Carlino.
Intervista al patron fresco dei Triplete, l'anno più bello della nostra storia. Per Giulianelli è merito anche della nuova piazza. Oggi ci sentiamo coccolati, riferisce, abbiamo una casa nostra e veniamo percepiti come una ricchezza per la città. La politica del capoluogo non ha voluto fare il nuovo Palace, anche al foro Boario di Villa Potenza c'erano tutte le condizioni per realizzarlo, restare lì in quelle condizioni avrebbe voluto dire ridimensionarci. Il prossimo obiettivo, pensiamo alla cucina da vendere domani. Ancora notizie sempre per quel che riguarda la festa al Palace per i campioni del mondo. Si appunto celebrerà oggi alle 11.30 e tra i messaggi, tantissimi messaggi di congratulazioni, c'è anche quello della stella del calcio brasiliano all'amico Bruninho, parliamo di Neymar, che ha scritto appunto un post di congratulazioni su Instagram. Operazione ex Antonio Merloni, Sparvoli e Baldini rassicurano, nessuna discarica a Matelica. E poi torniamo a Macerata, nuova via Trento, l'amministrazione cala il jolly, Carancini prende di mira Marchiori, non ha il coraggio di fare il sindaco. Con 17 voti della maggioranza passa la postilla al piano casa che ammette la sanatoria per i 1900 metri cubi della palazzina C. Assalto alla banca nella notte, il colpo sfuma a Montecosaro, ladri in azione nella filiale Unicredit di via Bologna. E poi lo schianto in superstrada, traffico in tilt, l'incidente all'altezza dello svincolo di Corridoni, avvenuto ieri, due le auto coinvolte e tre i feriti. Picchio News, le ultime notizie anche da questo quotidiano online. In primo piano ripartiamo dall'incidente in superstrada all'altezza di Corridoni, tre feriti in codice giallo in ospedale, il traffico in tilt, l'incidente avvenuto intorno alle 17.15 di ieri. Poi tra le altre notizie, Tolentino mostra le parti intime a una sconosciuta per strada, individuato dai carabinieri, l'episodio risale al settembre scorso. Esanatoglie, i vigili del fuoco salvano un cane rimasto intrappolato in una buca. E poi per l'attualità le foto a Pieve Torina, la grande festa per la posa della prima pietra del centro civico. mtv.it, quotidiano online legato alla diocesi di Macerata, all'emittente che trasmette sul canale 89 del digitale terrestre, tra gli ultimi articoli riflessione, tempo di avvento e vita quotidiana. E poi al teatro Lauro Rossi in scena l'atteso Vincent Van Gogh con Alessandro Preziosi. Rapporto Censis 2019, una società ansiosa e macerata dalla sfiducia, ma non tutto è perduto. E poi presentata all'Archivio di Stato di Roma l'opera in tre volumi sulla Via Lauretana dell'architetto Giacomo Alimenti e il successo Atletica Avis Macerata, il grande successo della trentesima staffetta 100x400 all'Elvia Recina. Notizie ora da altre province delle Marche, cronachefermane.it, evasione e ricavi non dichiarati, la finanza smaschera 9 imprese fermane, mancano 21,5 milioni di euro. Dalle fiamme gialle di Fermo, i settori interessati sono quello manifatturiero, produzione e lavorazione di calzature e zootecnico. Un anno fa riaprivamo la nostra Porto Santa, il santuario dell'Ambro, faro della ricostruzione. Siamo ovviamente a Monte Fortino, vediamo se niente, la notizia è stata di fatto cancellata, c'è stato un aggiornamento, non possiamo proseguire nella lettura, è così che funziona il refresh dei quotidiani online. Ma vi diamo un'altra notizia, Ambrosi e Viscardi, il prefetto dà l'ok alle forze dell'ordine per garantire il transito delle merci, arrivano i rinforzi, siamo a Fermo, Sant'Elpidio a Mare. Cronacheancona.it, in primo piano l'asfalto al viale della Vittoria, l'esito del collaudo è negativo, quasi 200.000 euro per le varianti. E poi ancora il giubileo lauretano, le statue della Madonna di Loreto in pellegrinaggio negli aeroporti, è iniziata dall'aeroporto delle Marche a Falconara la Peregrinatio Mariae, il pellegrinaggio delle tre effigie sacre che nell'anno giubilare di Loreto saranno esposte in 20 scali nazionali e internazionali, tra le prime destinazioni Pescara, Bari e Buenos Aires. Crack di Banca Marche, Cesarini ai giudici, era Bianconi a decidere tutto, in aula ad Ancona presente anche l'allora direttore generale. Ancona, la moglie si barrica in casa e lui tenta di sfondare la porta, arriva la polizia, l'uomo un 23enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e sanzionato per ubriachezza molesta. Ancora avanti il contachilometri taroccato, tre romeni smascherati dopo la vendita di un'auto, siamo a Senigallia. 8.51 minuti, passiamo alle previsioni meteo dal sito della Protezione Civile delle Marche, le previsioni per la giornata odierna, martedì 10 dicembre, cielo sulla nostra regione nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse provenienti dal mare con una diffusa interazione lungo la fascia sia collinare sia montana.
Precipitazioni diffuse durante la prima parte della giornata, con accumuli ed intensità maggiori sui settori altocollinari e montani. Nel corso del pomeriggio i deboli residui fenomeni si concentreranno sui settori montani meridionali. Limite delle nevicate attorno ai 1000 metri. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in calo. Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 11 dicembre, sulle Marche, cielo al primo mattino, possibili nebbie o foschie su alcune valli montane in rapido dissolvimento. Al mattino il cielo sarà sereno al più poco nuvoloso, con aumento di stratificazioni medio-alte nel corso del pomeriggio, precipitazioni assenti. Sono le 8:52 minuti, vi ricordo il nostro sito radionuova.com, dove trovate tutte le ultime notizie in breve, ma potete trovare anche tutti gli audio, le trasmissioni informative e non da riascoltare. Naturalmente vi segnalo il GR che va in onda in data odierna alle 12:30, 18:40 e 22, poi alle 13:10, 17:15, 19:40 Marche Infinita Cultura, rubrica dedicata agli eventi in programma sul nostro territorio. Alle 10 la seconda parte di Oltre i Titoli, dedicata agli approfondimenti, alle interviste, alle voci dalle Marche. In studio troverete Roberta Foresi. Da parte di Marco Morosini è tutto, grazie per la cortese attenzione, buona giornata.